Sì, nell'Under 19 ci sono già due ragazzi che praticamente giocano in pianta stabile in Serie D e si sono ritagliati dei minuti importanti. E l'obiettivo non ci sta, è riuscire Ristoranti Mani in Pasta, aperti a pranzo e a cena 7 giorni su 7. A Saione e nuovo punto via Guido Monaco. Numero verde 800 909 206. Massimo, eccoci qua al Barcialli di Alessandro Marettini e Massimo Tappeti per parlare di basket, ma soprattutto della tua nuova esperienza, dove sicuramente hai raggiunto dei risultati importanti. Sì, quest'anno col basket Asciano io alleno l'Under 19, Silver e la Serie D. Per quanto riguarda l'anno 19 siamo andati oltre le previsioni perché ci siamo qualificati, abbiamo passato il turno, quindi stiamo giocando la comincia per le qualificazioni per il titolo regionale di categoria. E con la Serie D stiamo facendo un ottimo campionato. L'obiettivo della società è arrivare nelle prime 8 per classificarsi ai playoff. Siamo andati bene perché siamo arrivati terzi. E domani ci cominciano i playoff alla meglio delle 5 partite contro Reggero, che essendo arrivati prima noi in campionato, l'eventuale bella la facciamo ad Asciano. Quindi al momento sicuramente un'annata più che positiva. Ora con tutte e due le squadre siamo lì e ce la E giocheremo. ce la giochiamo. Intanto l'ultimo match con il Sansepolcro, com'è andata? Come hai L'ultimo match con visto? Sansepolcro era una partita importante per noi e per loro. Perché per quanto riguarda loro, se vincevano venivano ai playoff. Noi ci serviva per la classifica, perché siccome c'era Galli e Maginot, che giocavano fra loro, che erano primi a pari merito, noi 2 punti dietro, quindi vincendo siamo arrivati secondi in tre, e per la classifica avulsa siamo arrivati terzi, mentre se perdavamo con Sansepolcro eravamo quinti. Quindi questo è un risultato importante, insomma, proprio perché siete lanciati. Sì, abbiamo fatto una bella partita, ragazzi hanno risposto in pieno, sia di testa che anche tecnicamente. Sono soddisfatto della partita di sabato. Immagino che tu è stato anche un lavoro in prospettiva dal momento che hai seguito sia la prima squadra ma anche l'Under 19. Sì, nell'Under 19 ci sono già due ragazzi che praticamente giocano in pianta stabile in Serie D e si sono ritagliati dei minuti importanti. E l'obiettivo della società è riuscire anche per il prossimo anno di portarne qualcuno più. Tornando a parlare di prima squadra, questi playoff ti è toccato il Reggello, altra formazione di lunga tradizione. Sì, Reggello sicuramente è una squadra più esperta di noi, perché sono tutti giocatori che hanno già giocato in queste categorie, anche in categorie superiori. Per la nostra squadra, essendo una squadra giovane, c'è cioè il vantaggio di essere una squadra giovane, l'handicap, diciamo che l'80% dei ragazzi, che sono dal più vecchio nel 97 fino ad arrivare al 2004, è la prima volta che fanno i playoff, quindi sicuramente è un'esperienza bella per loro e per me. Tu nel basket comunque ci sei da tantissimi anni, hai comunque tanta esperienza, ma così tante partite per decidere di passare il turno, come si gestiscono? Ma ora obiettivamente io i playoff li avevo già fatti, anche per la Serie D penso sia una novità che fanno i playoff alla media delle 5 partite, perché sono sempre state alla media delle 3, anche in C Silver e C Gold sono. Perlomeno le qualificazioni, scusa, la finale sono la media delle 3. Quest'anno la federazione, almeno da quando ci sono io, è la prima volta che decide di farne 5. Quindi è chiaro, giocando 3 volte alla settimana non è semplice. Io, ecco, da questo punto di vista abbiamo un vantaggio che abbiamo una rosa molto lunga e sono tutti ragazzi giovani e spero di riuscire a gestirli al meglio. Quindi un'opportunità anche per loro, come una scommessa da vivere, da vincere. Sicuramente, sicuramente. Noi stiamo andando sulle ali dell'entusiasmo. L'obiettivo era arrivare nelle prime 8. Poi, visto il grande girone d'andata che abbiamo fatto, era riuscire a qualificarsi nelle prime 4, siamo arrivati terzi, quindi quello che viene è tutto trovato. Però chiaramente ormai ci siamo, cerchiamo di fare il meglio possibile. Certo, ma io ti ringrazio, ti faccio un grosso in bocca al lupo, E niente. come ringrazio il Barcialli di Alessandro Marettini e Massimo Tappeti per l'ospitalità. Grazie a te.